子，爱家爱家子。Le telecamere di Videobook non potevano mancare all'evento dell'inverno di Udine, i Bloody Beatrots alla Fiera di Udine, rock sperimentale, electrofunk, hip hop contaminato e techno music. Questi i principali ingredienti musicali dell'attesissimo evento che è andato in onda sabato scorso al padiglione 6 della Fiera di Udine con assoluti protagonisti, i Bloody Beatrots, il duo nativo di Bassano del Grappa che ha conquistato tutti i network radiofonici nazionali e le emittenti televisive musicali. La prima parte del Mega Party prevedeva l'esibizione live di emergenti gruppi rock udinesi, i Seven Roses e gli Arbiter. L'evento più cool dell'inverno è entrato nel vivo nella seconda parte, che ha visto protagonisti i più grandi maestri della console, tra i quali spiccano i Bloody Beatrots, ovvero lo pseudonimo dietro il quale si nasconde il produttore e DJ Sir Bob Cornelius Riffo, che nelle esibizioni live si fa accompagnare da Tommy T. Il progetto, nato ufficialmente nel gennaio 2007, è diventato in poche settimane uno dei fenomeni più chiacchierati e scaricati nei blog di tutto il mondo, dove viene considerato come una rivelazione in continua ascesa, dapprima all'estero e poi in Italia. In meno di 2 anni i Bloody Beatrots hanno fatto una vera e propria strage di produzioni e la sua musica ora ha aperto una breccia anche nella cultura popolare. Le sue produzioni originali sono state scelte dalla CBS per 3 episodi di CSI Miami e recentemente Sir Bob ha conquistato anche le colonne sonore per i videogiochi più venduti al mondo. L'occasione è davvero imperdibile, infatti sono arrivate persone da tutto il Triveneto per ascoltare dal vivo l'ultimo album Romborama. Il padiglione 6 ha ospitato anche le sonorità dei Scuola Furano, definiti dagli addetti ai lavori come i Daft Punk italiani, di Gigi Barocco e dei nostrani DJ Fabrizio Gucciardi, Daniele Cruci e PDX. Infine, nell'ambito del consolidato e affermato progetto Vado a divertirmi sicuro, la SAF Autoservizi, in collaborazione con la provincia di Udine, appositamente per l'atteso evento Danzereccio, ha potenziato i collegamenti urbani fino a tarda notte e ha attivato un collegamento speciale che ha permesso a tutti i giovani della periferia di Udine di raggiungere agevolmente la fiera direttamente dalla propria residenza. Cominciamo ad ascoltare un po' di musica, l'evento più cool dell'inverno 2010 al padiglione della Fiera di Udine, i Bloody Beatrots. Good, good night, a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, hey, let's live it up, let's live it up. I got my money, hey, let's spin it up, let's spin it up. Go out and smash, smash it, like on my car, like on my car. Yeah, I'm up at Brooklyn, down in Tribeca, right next to the Narrow. But I be hood fast, right next, just driving so slow. But BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that wood biggie. Now I live in Detroit, but I'm out of town with it. Voti la serata ci hanno pensato soprattutto le persone che sono intervenute, il pubblico, giovani e giovanissimi,
da tutto il nord-est, addirittura da Bergamo, per un totale di circa 3.000 spettatori. Tutti a Udine per ballare al ritmo di musica elettronica fino alle 4 del mattino. Tanti, per imitare i due DJ, si sono presentati con una maschera in volto. Altri invece non sapevano nemmeno chi fossero, come le ragazze dell'Uccellis e del Copernico. Abbiamo organizzato una festa studentesca, raccontano Beatrice e Sara di 17 anni. Siamo un centinaio e siamo qua per festeggiare la fine del primo quadrimestre, più che per il concerto. Ai ragazzi delle scuole superiori di Udine, infatti, era stata riservata un'area privé con tanto di divanetti. Molto di più, però, gli appassionati. A me piacciono, hanno detto tantissimi ragazzi, che sono un gruppo perfetto per ballare e divertirsi. C'è chi poi segue il duo di Bassano del Grappa in tutte le tappe. Li abbiamo già visti a Lignano, al Cursal, racconta un gruppo di circa 15 ragazzi da Udine e Cussignacco. E ovviamente torniamo a vederli perché ci piace il ritmo, che suonino mascherati, e un modo di suonare e presentarsi che li distingue dagli altri. L'iniziativa della SAF Vado a divertirmi sicuro, che prevedeva il potenziamento della linea 9 fino a notte fonda, ha funzionato veramente bene, specie negli orari di punta, dalle 22 alle 23 e dalle 2.30 di mattina in poi. Molti hanno comunque optato per il guidatore sobrio, ovviamente autisti di una compagnia composta da 6 amici che addirittura sono giunti da Porto Gruaro. Siamo venuti in macchina, spiegano, con gli amici per passare una serata diversa dal solito. I fan dei Bloody Beatles arrivano anche dalla Lombardia. Siamo di Bergamo, dice Giordano, uno dei ragazzi che è intervenuto alla festa, ed è la prima volta che li vediamo. Ci piacciono perché fanno un tipo di musica elettronica molto innovativa. Ti fa eco anche un amico, sempre di Bergamo. Sono passato a prendere mia sorella a scuola e siamo partiti per Udine. Volevamo accompagnarla a vedere il concerto. I 3.000 biglietti sono andati a ruba, soprattutto perché il concerto, possiamo dirlo noi di Videobook, che li abbiamo visti anche in estate al Cursal, è un concerto molto ma molto acclamato, soprattutto in Italia. E allora, cari amici, ancora tanta musica, ancora tanto divertimento, ancora tanti Bloody Beatles.